Maratea Web Radio Sport. In studio Francesco Fontana. Amiche ed amici sportivi, è con grande piacere che vi do il benvenuto alla stagione sportiva 2014-2015 della seconda categoria lucana per il campionato di calcio a 11 con l'FC Maratea, che è pronto a vivere questa nuova avventura sportiva, come sempre guidato da mister Biagio Avigliano, con una squadra che presenta molte novità, gli innesti dei giovani delle formazioni del settore giovanile che negli anni scorsi hanno davvero mostrato il loro valore in tutti i campionati minori della nostra Basilicata. Quest'anno il grande salto nella seconda categoria, nella prima squadra per quanto riguarda tutti questi ragazzi, molti, quasi tutti i giocatori della formazione vincitrice l'anno scorso del campionato di terza categoria sono stati confermati e quindi vanno a prestare la loro esperienza per fare da chioccia ai numerosi giovani presenti. E a guidare questo gruppo, oltre al mister Biagio Avigliano, c'è il neoeletto presidente Marco Boschetti. Questa mattina nella nostra piazza Vitolo abbiamo incontrato la squadra che era in procinto di partire per la prima trasferta stagionale, quella a San Chirico Raparo. Nei minuti di attesa dell'arrivo del pullman siamo riusciti a strappare qualche parola ai giocatori, al presidente, al mister. Siamo riusciti a fare una piccola presentazione della squadra, purtroppo per motivi di tempo non è stato possibile intervistare tutti i giocatori, ma vi garantisco che nelle prossime giornate, nelle prossime partite, soprattutto quelle casalinghe, ci sarà molto più tempo e più possibilità di poter parlare bene con tutti i giocatori, di poterveli presentare uno per uno. Abbiamo parlato con circa 5-6 giocatori, giusto per darvi un assaggio di quella che è la formazione del Maratea di quest'anno. E allora possono partire le interviste realizzate questa mattina in Piazza Vitolo a Maratea. Le interviste di Maratea Web Radio. Con il presidente dell'FC Maratea, Marco Boschetti. Allora Marco, finalmente inizia la stagione, ovviamente un grandissimo in bocca al lupo, e raccontaci un po' quali sono le aspettative, quali sono i mezzi che il Maratea mette in gambo per affrontare questa stagione nel campionato di seconda categoria. Allora, quest'anno c'è l'ingresso di tantissimi giovani, abbiamo puntato più sui giovani che vengono dagli allievi dell'anno scorso, molti under 20, per affrontare una seconda categoria ci vogliono più gambe, quindi siamo tanti, giovani e con tanta voglia di fare. Le solite difficoltà abbiamo economiche e di mezzi nostri, ma ce la stiamo mettendo tutta e stiamo cercando di impegnarci al massimo. C'è allora fiducia, anche perché appunto la linea verde ha portato molta freschezza nella squadra e l'entusiasmo, che già era molto alto l'anno scorso, sta raggiungendo livelli davvero stellari, e la speranza è che già da oggi si cominci con un nuovo ciclo di vittorie. Ovviamente l'invito a tutti è ad essere domenica prossima al Campo Europa per il debutto in casa. Sì, dobbiamo essere numerosi per sostenerci e per ridarci ancora più entusiasmo, che noi non manca, ma più siamo e meglio è. Voi lo sapete, comunque vi aspettiamo tutti al Campo Europa e speriamo bene in un bocca al lupo in questo campionato. E allora, con la voce del presidente Marco Boschetti, che tra l'altro ha ormai grande esperienza nel settore, è sicuramente la persona più adatta per ricoprire questo incarico. Allora Marco, grazie mille e in bocca al lupo. Crepi, grazie. E fra poco volevo aggiungere che cominceremo anche il campionato dei giovanissimi, che anche là stiamo ricostruendo la squadra, che molti sono passati a categoria superiore, quindi speriamo anche in quello. Grazie. E allora adesso, dopo aver ascoltato le parole del presidente Marco Boschetti, passiamo alla presentazione dei giocatori. Cominciando da uno della vecchia guardia, alterneremo giovani invece giocatori più esperti. Cominciamo allora, vai, presentati al pubblico di Maratea Web Radio. Vincenzo Acquaviva, sono di Maratea, gioco nel Maratea già da un po', numero 7, esterno, gioco per questa maglia sempre per il nome di Maratea, come tutti sanno, quindi do sempre il massimo per il Maratea. Vincenzo, tu ovviamente sei anche uno dei, come hai detto tu, dei giocatori più presenti da lungo tempo nella fila dell'FC Maratea, e sappiamo anche la tua grande abilità nel calciare le punizioni e nel fare il pendolino sulla fascia. Se tu dovessi definire le tue caratteristiche, come diresti? Giocatore veloce, giocatore di precisione? No, diciamo un giocatore veloce, visto dato il mio ruolo sulla fascia, perché c'è da correre, diciamo. Obiettivo stagionale, migliorare i due gol dell'anno scorso? Sì, giocare per la squadra, dai.
che alla fine il mio ruolo alcune volte implica anche questo. Poi dipende se giochi esterno offensivo o difensivo, quindi dipende dal ruolo che tieni nella partita. Perfetto, allora in bocca al lupo per questa stagione che si annuncia davvero promettente. Eccoci allora invece con uno degli esponenti della linea verde, Roberto Maestri, vai, dici la tua età, il tuo ruolo e le tue caratteristiche. Allora, l'età, 18 anni, ruolo, diciamo, oscillo fra l'esterno e la mezza punta, il trequartista, però mi posso adattare pure a centrocampo. Ormai già sono tanti anni che ci gioco, da quando ero proprio bambino, proprio piccolo. Obiettivo per questa stagione? Migliorare le realizzazioni dell'anno scorso, trovare la rete su punizione, diventare il tiratore ufficiale delle punizioni, a cosa punti? Sicuramente a fare tanti gol, a far vincere la squadra, che è la cosa più importante. Sicuramente segnare qualche gol su punizione, perché no, dato che con le categorie minori ne ho segnate anche tanti. Quindi sarà uno degli obiettivi, ma sicuramente far vincere alla squadra il campionato, che è la cosa più importante forse. Molto bene, allora in bocca al lupo Roberto, perché sappiamo che tu davvero ci metti il cuore quando giochi, l'abbiamo visto anche nelle stagioni scorse, l'entusiasmo sicuramente non ti manca, grazie. Grazie a voi. Continuiamo con questo flipper tra giovani e giocatori invece confermati nelle fila dell'FC Maratea, abbiamo invece Armando Salerni, vai Armando, dici età, ruolo e caratteristiche. Allora, 31 anni, Armando Salerni, centrocampista offensivo. Obiettivo stagionale personale, segnare un gol, fare assist? Sicuramente segnare un gol, dato che l'anno scorso non sono riuscito a farne uno, però l'importante è fare bene, poi chi segna segna, l'importante è fare bene, la squadra deve fare bene. In bocca al lupo Armando, e l'augurio di segnare non uno ma più gol e anche di diventare l'uomo assist, visto che quest'anno tra l'altro giocherai mezzala nel centrocampo a tre, cambierai ruolo. Sì, dovrebbe essere così. Perfetto, allora grazie e in bocca al lupo ancora. Crepi, grazie. Si ritorna alla linea verde, Boris Maimone di Maratea, vai Boris, età, ruolo, caratteristiche. Età 17 anni, faccio difensore centrale, diciamo che punto su tutto sul mio fisico e sulla mia altezza, che diciamo è il mio punto forte. L'augurio ovviamente per te è di essere un goleador come eri nella formazione allenata da Mister Cagliari, nella formazione juniores, quella di riuscire a segnare sui calci piazzati, no? Magari, cioè, sarebbe una grande soddisfazione farlo quest'anno. Perfetto, grazie Boris, in bocca al lupo. Crepi. Torniamo ai giocatori confermati, grande esperienza nelle fila del Maratea, il gradito ritorno dopo l'infortunio, Antonio Napolitano. Ciao Antonio, vai, dacci le tue generalità. Allora, Antonio Napolitano, sono il portiere della squadra. Cosa vuoi? Ho 26 anni. Cosa punti quest'anno? Fare il record di gare con l'imbattibilità? Parare i rigori, qual è il tuo obiettivo? Lo sai benissimo, fai le telecronache e mi chiama Andanovic e mi chiedi qual è... I rigori sempre. E poi cerchiamo di arrivare il più in alto possibile, anche se dobbiamo iniziare veramente con i piedi per terra quest'anno, perché sono tanti ragazzi giovani, e quindi dobbiamo predicare veramente umiltà all'inizio. Perfetto, allora come detto prima, gradito ritorno, in bocca al lupo per la stagione. Linea verde, Giovanni Limongi, vai, età, ruolo, caratteristiche. Buongiorno, Giovanni Limongi, attaccante esterno, 19 anni da compiere. Cosa vuoi per questa stagione? Segnare, fare assist? Entrambi e soprattutto vincere e salire, caro Fonzi. Vai, grande Giovanni, in bocca al lupo. Leggenda dell'FC Maratea, il capitano Giuseppe Maimone. Allora Giuseppe, presentati con le tue caratteristiche, il tuo ruolo, e dici a cosa punti personalmente. Buongiorno a tutti, buongiorno a voi, ben ritornati. E niente, quest'anno punto ad aiutare il mister a lanciare i giovani. Niente in eterno, e quindi il mister ha bisogno di una mano per aiutare questi new entry, che sono tutti ragazzini di 15-16 anni. Il mister può contare su di me, su questo gliel'ho detto. Però poi piano piano, come si dice a Maratea, posso dire un dialetto marateo? Vai, vai! Come diceva Lusoro Giananucci, fammi rascate per tutto l'uso. No, scherzo. Ci sarò quando avrà bisogno il mister, questo lo sa, è un grande in bocca al lupo a tutti quanti. Ok, ti lasciamo andare a fare la foto sociale, grande Giuseppe, in bocca al lupo. E dopo aver ascoltato le voci di alcuni giocatori, ecco, non poteva mancare l'intervista al nostro amatissimo mister Biagio Vigliano. Allora Biagio, finalmente oggi è arrivato il grande giorno del debutto in seconda categoria con una squadra rinnovata, con l'innesto di tantissimi giovani promettenti. Sì, finalmente partiamo, la cosa più importante, la passione ci...
ci spinge a cominciare con entusiasmo questa nuova avventura. Ci concediamo 3-4 partite di rodaggio, di un test un po' prolungato, perché appunto la squadra, come dicevi tu, è rinnovata. La grande soddisfazione che abbiamo 5 ragazzi che vengono dalla scuola calcio, altri 2 li aggregheremo con calma, ma c'è fiducia di cominciare nel migliore dei modi. Certo, 4 partite, 3 fuori casa e 1 in casa, quindi l'inizio non è in salita, a prescindere poi dal valore degli avversari, che ancora non conosciamo perché non sono campionati che si conoscono. Dico solo che ci sono squadre che da anni fanno questi campionati e quindi magari hanno un po' di abitudini in più di noi. Va bene, allora Biagio, sarà sicuramente, come hai detto tu, un inizio non facilissimo, non semplicissimo, complice anche il calendario non proprio favorevole, ma noi sappiamo che voi comunque ce la metterete tutta, perché ci avete abituato l'anno scorso che davvero niente può essere impossibile se si gioca con l'entusiasmo e con la volontà che avete sempre messo in campo nella stagione scorsa e anche nelle stagioni passate. Allora rinnovo il mio in bocca al lupo a tutti voi, come ho fatto prima con gli altri giocatori, e l'augurio è quello lì di iniziare una nuova stagione di successi. Grazie Biagio, ancora in bocca al lupo. Grazie, speriamo bene. Ciao.